Buongiorno a tutti, siamo alla seconda edizione delle Paralimpiadi. Allora, sono in compagnia di Massimo Porciano, Gianluca Gara, Alessio Focardi. Massimo, allora io comincerei a parlare con te come questa seconda edizione, come sta partendo? Ma mi sembra bene, la differenza rispetto alla prima è stata quella di farla al mattino per cercare di coinvolgere le scuole. Come si può vedere, i ragazzi stanno partecipando numerosi, le maestre, le insegnanti, le professoresse li hanno coinvolti già da tempo su questo progetto, stanno parlando di sport disabili da qualche mese, ora dopo averne parlato lo stanno provando. Credo che alla fine di questa giornata avremo qualche centinaio di ambasciatori dello sport paralimpico. Benissimo, infatti questa è, ricordiamo, la seconda edizione, la prima si era svolta ad agosto dell'anno scorso nei giardini qua dietro praticamente. Gianluca, come ti senti? Mi sento veramente emozionato perché anche quest'anno abbiamo vinto una scommessa di pubblico e di tutto. No, come diceva Massimo, è un grande successo perché nelle scuole c'è bisogno anche che i disabili inizino a fare sport proprio nelle scuole, e quindi questo è un grande messaggio. Infatti oltre alla presenza di tanti alunni, stamani ci sono tanti disabili che spero appunto da questo esempio prendano lo spunto per cominciare a fare sport, che ce n'è bisogno. Infatti stanno provando tutti gli sport, abbiamo visto ce ne sono veramente tanti. Allora Alessio, buongiorno, benvenuto anche a te, e le tue impressioni su questa prima parte della giornata? Ma direi molto positive, perché abbiamo sempre visto negli anni che i ragazzi veramente rispondano in maniera fantastica, perché c'è una spontaneità che molte volte gli adulti non hanno. Un'altra cosa molto importante, noi dobbiamo pensare che questo sarà il futuro pezzo di società, cioè ognuno di loro sarà avvocato, sarà sindacalista, sarà ingegnere, sarà un commesso, sarà un semplice operaio, però sarà un pezzo di società. E quindi quando appunto Massimo diceva che questo scambio che noi in qualche modo stiamo cercando di dare, sport, a questi ragazzi, li servirà anche nella vita di tutti i giorni, perché non solo nello sport ma anche sul lavoro troveranno delle persone che hanno qualche problemino in più, via diciamo. Benissimo, allora io vi aspetto più tardi per l'intervista radio, perché andremo in diretta su qui radio.it dalle 10.30 a mezzogiorno e 30, quindi vi aspetto più tardi e godetevi la giornata.